L'Aquila chiude molto male il 2015 con la secca sconfitta maturata al Porta Elisa di Lucca contro una Lucchese che conferma l'ottimo momento. Quinta vittoria nelle ultime 6 partite e infligge alla squadra di Perrone lo stesso risultato rifilato nell'ultimo match interno all'altra abruzzese del girone, il Teramo. Partita già segnata dopo i primi 10 minuti di gioco, quando l'11 di Giovanni Lopez si è portato subito sul 2-0 facendo capire all'Aquila che sarebbe stato un pomeriggio molto complicato. Al quarto il gol del vantaggio della Lucchese nasce dall'errato retropassaggio di Ligorio. Monacizzo ne approfitta e centra il palo. Sulla respinta si avventa Fanucchi che non sbaglia e timbra il suo sesto gol in campionato. Fanucchi fa ancora male all'Aquila, infilata la scorsa primavera quando indossava la divisa del Prato. Passano 5 minuti ed ecco il raddoppio. Terrani lavora un buon pallone sulla sinistra e calibra un cross velenoso e tagliato sul quale si avventa Benvenga che incorna di forza e fa secco Zandrini. Immobile la difesa rossoblù e seconda rete per il terzino di casa. Nell'Aquila si sente l'assenza dello squalificato San Domenico. Nel 3-5-2 è confermato da Perrone. Di Mercurio non può dare la stessa qualità sul settore di destra, ma in realtà è tutta la squadra ad essere sottotono. Basta vedere quello che accade prima dell'intervallo. Difesa ancora svagata e buggerata da una palla in verticale che manda Sartore a tu per tu con Zandrini, il quale lo stende. Per Panarese di Lecce pochi dubbi, rigore e cartellino rosso per Zandrini, che colleziona la seconda espulsione consecutiva dopo quella di Siena. Per inserire Savelloni, Perrone rinuncia a Bigoni e l'estremo difensore si presenta bene, sventando la trasformazione dagli 11 metri di Sartore. Terzo gol solo rimandato all'ottavo della ripresa, quando la Lucchese usufruisce del secondo rigore di giornata. Il fallo di Savelloni su Terrani è da rigore e da giallo per Panarese. Dagli 11 metri stavolta va lo specialista Terrani, che spiazza il portiere aquilano. 3-0. L'Aquila segna il punto della bandiera al quarto d'ora con il colpo di testa di De Sousa sul traversone di Di Mercurio. Il graffio della Pantera potrebbe fare ancora più male se l'Aquila riuscisse ad accorciare ancora le distanze con il sinistro di Ceccarelli da poco entrato o con lo stesso De Sousa che cincischia davanti al portiere e spreca. La Lucchese non sta a guardare e sfiora il poker con Terrani e Monacizzo, ma sarebbe stato troppo. Finisce 3-1, ora il lungo stop e poi l'Aquila dovrà riproporsi con la testa sul campionato. A gennaio bisognerà tornare a correre perché le inchieste sportive porteranno delle penalizzazioni che dovranno essere neutralizzate sul campo. Il 2016 si prospetta iperimpegnativo per l'11 di Carlo Perrone.